Ciao ragazzi, stasera ho ricevuto un pacco clamoroso, poi c'è stato un qui qua qua e la situazione ha sfociato un po' in un giustizialismo esasperato. E purtroppo con la supercazzola adesso scappamento sono da solo in sala prove e c'ho il drone che mi sta facendo il video. Il drone fa rima con... sto scherzando. Ciao Bomber. E oggi, visto che sono qua a fare un cazzo, volevo illustrare la mia batteria. Finalmente ho questa opportunità e fortuna. Allora, partiamo dalla mia batteria. Il primo acquisto che ho fatto è stato la mia batteria elettronica. Volevo esercitarmi a casa nel 2005 e allora ho iniziato con questa batteria elettronica qua, che negli anni ho cominciato a conoscere bene ed è uno strumento con un buon standard. Puoi selezionare... 1, 2, 3. Puoi selezionare quello che vuoi, metronomo, hai dei kit, delle canzoni già pronte, hai delle canzoni, con le basi volendo. Poi si può fare tante cose. Poi ho i kit, ho i pad assegnati in modo personale, tutta una chiave, tutta una cosa di MIDI. Questo no però. Vabbè, si è cambiato. Ah, è cambiato perché... Ok. E questo è il mio pad elettronico. Poi, la batteria, il corpo. La batteria è una tamburo massacrata che ha visto mezza Reggio suonarle qua. E io l'ho violentata più di una volta perché ho avuto anche rapporti sessuali con questa batteria e infatti la batteria sta legata per questo qua, per i miei rapporti sessuali. Immaginatevi la scena. E... però comunque ha un buono standard e di recente viene qua un maestro di batteria, un maestro di percussioni di Perugia che accorda il tom ogni volta, anche nel rullante. Quindi la mia tamburo ha questo tom qua, mezzo, tom alto, tom medio e timpano. E suona bene. Il rullante. Il rullante è un Maples in ottone, comprato usato a 150 euro ed è un grandissimo rullante, perché è un Prosnare Mapex con numero di serie e 2,3 mm, deve essere un 15 pollici dovrebbe essere, e ha veramente un buonissimo standard perché riesce ad avere il compromesso giusto tra il rock e il jazz. Per esempio, se io voglio suonare una cosa tipo rock, suona abbastanza bene. Se invece voglio suonare differenza, qualcosa di più leggero, tipo un jazzettino, così un pochino più costipata, si fa così. Poi suona molto bene come rullate, come... Piatti. I piatti sono il secondo step, non sono i paste più schifosi, sono il secondo step. A parte questo qui, il Charleston è il più economico della paste, è un PST3 che comunque non mi ha interessato molto, ma
Non mi dispiace, via. Poi ho i due crash. Paste 16. 16 paste PST5. 16 e 18. Sono molto buoni perché possono, come rullante, variare dal rock al jazz con semplicità, tipo... molto rock, oppure possono farsi anche dei colpi. E di conseguenza questo qua è uguale. Questo è il mio capolavoro, un Paste P, un New Ride, un 20 pollici Ride, Paste 402 comprato a parte, che mi fa i complimenti tuttora per la sua pronuncia della sua campana. Suona molto bene, se non lo succede, la parentesi, suona molto bene, e poi c'è una campana che ti permette un sacco di suoni diversi. Il mio pedale è un Mapex, un pedale singolo, che nonostante la cassa massacrata risponde molto bene e fa il suo mestiere. Via. Ha un buon rimbalzo. E ha un buon rimbalzo e si comporta molto bene. E non stanca il piede mai. Poi sezione ritmica, ho dei qualche percussione, ho il rototom qua, per qualche situazione di timbro, e poi per concludere ho le mie belle agogo.